Sport Magazine e un ben trovato naturalmente al Calcio Como e in particolare a Matteo Solini. Ciao Matteo e grazie per essere con noi oggi pomeriggio. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, eccoci qua, è una settimana particolarissima quella che stiamo vivendo, è la settimana che ci porterà al big match di domenica prossima, domenica pomeriggio, contro l'avversaria che in questo momento è la più agguerrita, ovvero la Pro Vercelli, quella squadra che, vabbè, parliamo dopo dell'incontro dell'andata e invece guardiamo in prospettiva come state vivendo. Matteo, come stai vivendo? Ah, prima di tutto auguri Matteo per il tuo 28esimo compleanno che, se non ricordo male, grazie. Era ieri, giusto? Sì, grazie, grazie mille. Ok, allora come state vivendo questa settimana? Siamo mercoledì, a metà settimana, a metà del cammino che ci separa da questa partita. C'è tensione? Bah, tensione, è giusto, dai, siamo... carichi, quello sì, settimana in modo sereno, però belli concentrati, belli giusto, e la stiamo preparando al meglio per arrivare al meglio domenica. Allora, si arriva da una vittoria sofferta, quella contro la Pro Sesto domenica scorsa al Sinigaglia. Insomma, la Pro Sesto vi ha dato un bel filo da torcere, perché era una squadra che grossi pericoli non ne ha creati, però si chiudeva e continuava anche a controllare sulla linea difensiva, copriva tutti gli spazi in sostanza, e per fortuna c'è stata quella gran giocata di Gatto, quella gran zampata, abbiamo scritto nel nostro articolo, che ha risolto ormai a 8 minuti dal termine. Il campionato si sta facendo sempre più duro adesso in primavera, man mano che ci avviciniamo alla fine della stagione. Esatto, in questo momento della stagione soprattutto alla fine sono tutte partite complicate perché si deve salvare. Sicuramente tutte le squadre, ovviamente affrontando la prima in classifica, ci mettono sempre inconsciamente quel qualcosa in più che insomma rende queste partite particolarmente difficili. Però domenica sì. Io l'audio tanto, soprattutto Massimo, soprattutto Massimiliano, che è riuscito a fare quel gol bello e importante. Quello che dice il mister da sempre, ogni partita è come se fosse una finale. Vabbè, esatto. Qualche domenica fa magari si poteva dire sì, è una finale, però poi arriveranno altre partite. Oggi siamo in una situazione temporale dove un passo falso potrebbe, non dico compromettere, però di nuovo farci rientrare nella mischia. La Pro Vercelli all'andata ha vinto al Senigallia 2-1, ma era un momento molto molto particolare perché arrivavamo da quella sosta forzata, no? E quindi anche rimettere in moto la macchina. Cosa ti ricordi di quella partita? Ma guarda, mi ricordo che era un periodo veramente particolare perché abbiamo fatto non so quanti giorni in quarantena dove abbiamo avuto praticamente tutta la squadra indisponibile. Io mi ricordo quella partita che è stata la prima dopo la sosta forzata che abbiamo dovuto fare e penso che eravamo in 12-13 giocatori disponibili che si erano allenati diciamo a casa o da qualche giorno in campo e più 3-4 che li avevamo recuperati veramente il giorno prima, quindi era stata una partita che sì, che abbiamo perso, che comunque ci avevamo messa tutta, quello sicuramente, e
Però era stata veramente complicata, soprattutto dal punto di vista fisico, perché ovviamente Mi ricordo dietro dopo quello che avevamo passato. Perfettamente quella partita con la tanta voglia che avevate messo in campo. È vero, Sì. si vedeva, no? Si vedeva dalla tribuna che c'era una grande voglia, una grande determinazione, ma si vedeva anche che c'era questa difficoltà fisica, no? Questa differenza tra due squadre dove una non aveva avuto, per fortuna loro, delle soste, noi invece le avevamo. Ecco, adesso. Che poi gli abbiamo dato filo da torcere comunque perché è finita 2-1, ma con tanti complimenti per voi. Adesso invece si va là in uno stadio ovviamente vuoto e quindi si giocherà senza per loro l'apporto del pubblico e purtroppo anche per noi senza i nostri tifosi che verranno. Che peso dai a questa partita? Dalla tua esperienza in tanti anni di calcio, come la vedi? Come, cioè, una partita decisiva oppure quanto può influire sul cammino del Como? Ora vi vedo. Prima no. Non so quanti giorni in quarantena dove abbiamo avuto praticamente tutta la squadra indisponibile. Io mi ricordo quella partita che è stata la prima dopo la sosta forzata che abbiamo dovuto fare e penso che eravamo in. La tua esperienza in tanti anni di calcio, come la vedi? Matteo, chiedo scusa, ma ho Sì. dei problemi. Ho dei problemi in questo momento di ritorno audio. Chiedo alla Non regia. preoccupare. Sì, Mario, dimmi. Ecco, ho dei problemi di ritorno audio, non riesco a sentire bene la risposta di Matteo. Ah. Matteo, ti chiedo per cortesia se puoi darmi l'ultimo passaggio che me lo sono perso perché non andava l'audio. Sì, non mi ricordo di cosa stavamo parlando. Dove ero arrivato? Vedo che ci sono anche tanti messaggi dei tifosi, come di consueto. Un saluto che ci arriva da Samuele che dice buonasera, forza Como. Samuele, sappiamo che è un tifosissimo e ci chiama da Firenze e dice anche salutate la capolista. Ci saluta anche Raffaella che fa gli auguri a Matteo. Quindi i tifosi Grazie. hanno colto al volo la tua festa, poi anche Manuela che dice Forza Como, Loretta, noi ci crediamo Forza Como e sono in tanti i tifosi che vivono questa settimana in modo particolare anche perché purtroppo non possono venire, in tanti volevano venire. Quindi un tuo pensiero anche purtroppo, questo momento per i tifosi che non possono seguirvi in una trasferta così importante. No, penso che poi soprattutto questa settimana sarebbe stata veramente una settimana dove la gente avrebbe preso sicuramente tutti i biglietti, sarebbero spariti subito per questa trasferta. Quindi dispiace perché anche per noi giocare nei campi con gli spalti vuoti è triste perché non è, insomma, non è il calcio che abbiamo, insomma, che vogliamo vivere sia per i tifosi sia per noi in campo. Ecco Matteo, domenica scorsa abbiamo avuto difficoltà. 2 domeniche fa purtroppo c'è stata una battuta d'arresto. La condizione, sembravate sicuramente più carichi qualche partita fa rispetto alle ultime. È un effetto che si ha da chi lo vede dal di fuori. Perché forse ci sono questi avversari che si chiudono a riccio e quindi non vi concedono spazi, oppure c'è stato in effetti un calo che può essere fisiologico in prospettiva poi del gran finale che vi aspetta. Sicuramente questo periodo di stagione
Ma io vedo anche altre partite, diciamo che quando si va verso la fine, avendo fatto un anno dove gioco ogni 3 giorni, insomma, ovviamente ci può essere un calo fisiologico. Io che noi comunque stiamo bene a livello mentale, a livello ovviamente, ripeto, ci sono tanti fattori che possono, insomma, che si possono vedere che magari sembriamo un attimo così, che in realtà magari è perché le squadre ci affrontano in maniera diversa. Comunque giocare da primo in classifica con la pressione di dover vincere tutte le partite, non è facile come magari cercare una rincorsa come abbiamo fatto nei mesi scorsi. Però ripeto, io insomma è da un po' di anni che gioco in questa categoria, calcio champagne, squadre che fanno calcio tiki-taka, così ne ho viste veramente poche. In C si vince con, tra virgolette, ignoranza, con la fame, con la grinta, con l'organizzazione, e penso che da questo punto di vista noi ci siamo. E cercheremo di arrivare al massimo con tutte le nostre forze fino alla fine. Ecco, nel nostro, mi permetto di usare nostro, nel nostro DNA c'è il giocare tutte le partite per vincere e lo dimostrate tutte le domeniche e soprattutto lo dimostrate dai risultati che avete ottenuto. Vercelli, potrebbe andar bene anche un pari? Adesso dirlo prima, l'hai detto bene te, noi andiamo in campo e ovviamente cerchiamo di portare a casa i 3 punti in qualunque campo. Ovviamente si dovrà vedere come va la partita, ma l'idea è sempre quella di andare a vincere, insomma. Ecco, ma che partita sarà? Come l'avvio? Come lo vedi? Un avvio da parte dei piemontesi, come l'avevano fatto qui a Senigallia, che avevano subito schiacciato il piede sull'acceleratore, oppure anche loro, insomma, aspetteranno prima di prendere un po' il possesso del gioco? Oppure saremo addirittura noi che andremo là ad aggredire? Dobbiamo, insomma, adesso col mister questa settimana la prepareremo, cercheremo di capire quali sono i loro punti deboli e dove andare a giocare nei loro punti deboli, vedremo, insomma, si può preparare durante la settimana, poi il giorno della partita in campo ci sono tante dinamiche e ovviamente io so che ci ho giocato in quel campo e penso Ecco, non ho un ci è ritorno. saltata un attimo la linea, mi sa. Sì, Allora, ecco, ogni tanto va via l'audio. I tifosi ci scrivono, Pietro che dice: manca lo sprint finale con i tifosi. Una domanda, certo, stando così la situazione, mi sa che arriveremo alla fine del campionato senza, i tifosi allo stadio, no, Matteo? no, non l'abbiamo ancora recuperato. E vedo che c'è un problema con Matteo. Adesso dalla regia credo che Dennis, come di consueto, si sta dando da fare per ripristinare il collegamento. Vi ricordo che siamo in Sport Magazine. Mandateci pure i vostri messaggi, che vedo siete in tanti, numerosi, numerosissimi, al video sulla nostra pagina di Facebook e siete anche all'ascolto della trasmissione in FM. Vedo anche, è tornato anche Marco. Ciao Marco, Sì, stiamo Mario, vai cercando di pure. ripristinare Allora, il intanto magari collegamento aspettiamo, con se forse siamo Matteo riusciti Solini. a ricollegarci anche con Matteo, se riusciamo velocissimamente, altrimenti poi chiudiamo proprio perché ci sono stati dei problemi, ho visto di connettività e di connessione ovviamente con il nostro ospite. Vediamo se Vediamo. riusciamo a recuperarlo, assolutamente. Se no, ecco, ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo? Non è in video.
Non ce l'abbiamo in video. Mario, allora, magari una domanda veloce. Ah, ecco, sì, è ritornato anche Matteo. Perfetto, ti lascio Mario velocissimamente, magari un paio, ancora due domande e poi chiudiamo il collegamento con il nostro ospite. Vai pure Mario. Dai tifosi, bisogna andarli per vincere, non si firma per un pari, questo è il grido che arriva dalla curva. Ovviamente Matteo l'hai già detto, è chiaro che si va là per vincere, per proseguire in quel cammino che è stato cominciato mesi fa e che sta portando in alto. Te la saresti aspettato all'inizio del campionato di arrivare a questo punto e essere lì primi in classifica con un discreto vantaggio sulle avversarie? Bah, guarda, inizio anno la squadra era stata costruita per stare in alto e ovviamente non lo so, non ci pensavo, diciamo, ad arrivare a questo punto della stagione dove potevamo essere, insomma, però insomma, se siamo qua vuol dire che sono state fatte le cose giuste e insomma, meglio così, è bello. Dovreste essere quasi tutti disponibili, quindi per Mister Jack ci sarà l'opportunità, come è già capitato in diverse occasioni, di effettuare magari anche dei cambi che poi modificano la partita e vi permettono anche di raggiungere il risultato. Questo è un punto importante della stagione, con questa disponibilità che degli uomini che entrano, subentrano a partita in corso, cambiano il volto della partita e del risultato. È un'arma in più del nostro Como. Assolutamente, assolutamente. Beh, l'abbiamo visto domenica che insomma, Gatto non era al 100% fisicamente e il mister l'ha voluto tenere, insomma, in panchina per metterlo a partita in corso. E, insomma, è stata azzeccata perché insomma, lui come giocatore ti può cambiare la partita, può avere quella giocata che tipo può far portare a casa i 3 punti e insomma avere questi giocatori è più facile, insomma. Si scontrano domenica due formazioni che si equivalgono in termini di gol fatti. Noi ne abbiamo fatti 41, la Pro Vercelli ne ha fatti 40. L'unica differenza, se vogliamo vedere, nelle reti subite, perché noi ne abbiamo subita qualcuna in più rispetto alla formazione piemontese, ma dobbiamo anche ricordare, purtroppo, che in 3 partite, le due con Lecco e col Grosseto, lì siamo andati a mollo, giusto? Sì, esatto, ci sono state 2 o 3 partite quest'anno che magari quel dato lo può avere, insomma, un attimo sballato. Sono state 2 o 3 partite, purtroppo abbiamo beccato, insomma, delle giornate negative. Dopo l'ho già detto che, insomma, insomma subito quelle partite, insomma, che sono state abbastanza pesanti anche dal mentale, anche per i tifosi, così siamo sempre riusciti a rialzarci e a reagire, insomma, con la vittoria la partita dopo. E questo penso sia, insomma, un segnale importante di quello che la squadra c'è e vuole fare sempre meglio, insomma. Matteo, tra l'altro tu 2 gol hai già fatti quest'anno. Sì. Quindi non c'è due, no? Dice un famoso proverbio. Quindi incrociamo le Esatto. dita, eh. Speriamo, dai, che venga più presto. Sei soddisfatto fino a questo punto della tua stagione? Bah, insomma, sì, perché comunque un po' di partite ne ho fatte, insomma, i risultati sono arrivati, ho fatto anche un paio di gol, fisicamente sto bene, e quindi sta andando tutto per il verso giusto, insomma, quindi per adesso, insomma, sono contento. Ecco, vorrei spendere, siamo quasi in chiusura, Marco, non so se Sì, hai anche vai, tu no, dei... vai pure a chiudere Mario, vai pure a chiudere, vai pure. Ecco, allora, volevo dire, ultimamente non abbiamo speso delle parole di elogio che mi sento di fare, e penso che anche tu, Matteo, mi condividi, per 2 giocatori, Iovine
e Bellemo. E sono due giocatori che secondo me, assieme a tanti altri, però ultimamente non li abbiamo nominati nella nostra trasmissione, ma penso che sia giusto ricordarli, soprattutto questa sera, che ci stanno ascoltando tanti tifosi, perché sono due elementi fondamentali. Ma sì, mi trovi totalmente d'accordo. Sono due giocatori, a mio avviso, ma avviso di tanti, insomma, fondamentali per questa squadra, per il gruppo anche all'interno dello spogliatoio. 2 anni che giochiamo insieme e penso che siano due giocatori, insomma, per questa squadra, per quello che danno in campo e per quello che danno fuori dal campo a tutti noi. Ecco, ci sono tanti tifosi che fanno anche il grido, lanciano il grido di incitamento a Gabrielloni, dicono lo vogliamo rivedere in gol. Ecco, allora potrebbe essere l'occasione giusta, no? Esatto. Sì. No, sicuramente lui si sta impegnando tanto, deve stare tranquillo che insomma al più presto la metterà dentro, come sa fare. Benissimo, allora siamo quasi in chiusura. Marco, prima Bene. dell'ultimo grido di Matteo ai tifosi, se c'è qualcosa dallo No, studio. basta, io direi assolutamente sì. Facciamo chiudere appunto Matteo. I tifosi li hai già salutati tutti, giusto Mario? Hai già ricordato tu i tifosi che ci hanno scritto, hanno incitato ovviamente Matteo, la squadra, i suoi compagni. Matteo, chiudi tu ovviamente con il saluto, credo, direi a chi in questo momento vorrebbe essere allo stadio. Non può esserci, certo, è una stagione strana, ma strana veramente quest'anno e anche le super sfide Ma come no. questa che avrebbe riempito lo stadio, niente, bisogna ancora attenersi a queste disposizioni. Chiudi tu, Matteo, con i saluti ai tifosi. Ma un saluto a tutti i tifosi. Purtroppo non potranno esserci domenica, ma so che saranno con noi, insomma, li sentiamo. Ecco, perfetto, adesso non riusciamo più a sentirti, ma ti salutiamo e ti ringraziamo della tua cortesia. Grazie Matteo, in bocca al lupo per la super sfida di domenica. Ciao Matteo, grazie ancora e un saluto anche a Mario. Grazie a tutte e due per la cortesia. Chiudiamo la diretta di Facebook e anche radio e chiudiamo anche l'appuntamento di quest'oggi con il nostro appuntamento dedicato allo sport. Domani torneremo in linea diretta con il presidente Fermi, sarà con noi esattamente un anno dopo l'inizio della pandemia. Quindi domani parleremo di emergenza sanitaria. Grazie a tutti e buona serata per averci.